Sabato e domenica a Montemaggiore al Metauro torna la rievocazione storica era ieri. Da chi ha organizzato l'evento e qual è l'obiettivo dell'iniziativa? L'evento è organizzato del comune di Colli al Metauro con la collaborazione della Proloco, che si avvale comunque della direzione artistica della dottoressa Francesca Tonucci, con la partecipazione dell'associazione Greenliners, che è un'associazione di rievocazione del nostro territorio, e la collaborazione della direttrice scientifica del museo del comune di Colli al Metauro dedicato a Winston Churchill, che è uno dei protagonisti della rievocazione storica, che si terrà sabato e domenica al Montemaggiore di Colli al Metauro. Nello specifico, che cosa verrà rievocato? La rievocazione storica che va in scena a Montemaggiore al Metauro dal 2016 propone una rievocazione di tutti quelli che sono gli stili di vita della Seconda Guerra Mondiale, quindi gli aspetti della vita sociale, ma soprattutto un evento che ha portato Montemaggiore al Metauro nei libri della storia, nonché fino al Museo della Guerra di Londra, dove c'è una foto dedicata che ritrae il primo ministro inglese Winston Churchill, che nell'agosto del 1944 in visita a Montemaggiore al Metauro si è affacciato da quelle che sono le mura attuali per osservare l'avanzata dell'Ottava Armata. Quindi i rievocatori cercheranno di mettere in scena questo passaggio che ha portato Montemaggiore nella storia. Francesca, quale sarà il tema di questa edizione? Il tema di questa edizione sarà il fumetto. Infatti il sottotitolo dell'evento di quest'anno è Segni disegnati. Quindi partiremo proprio in un'analisi storica del fumetto attraverso la conferenza del dottor Luca Raffaelli, che farà la storia del fumetto in 90 minuti. Seguirà un altro evento che si chiama Finding Churchill, e sarà uno spettacolo di fumetto, narrazione e musica, e questo sarà sabato sera. È importantissimo che in entrambe le giornate le persone possano venire indossando abiti anni 40, perché sia grazie all'intervento dei Greenliners, che portano la parte storica, tutte le altre persone, naturalmente vestendo il più possibile abiti anni 40, naturalmente creano un contesto che favorisce anche l'ascolto e incuriosisce l'osservazione. Il programma di domenica invece? Il programma di domenica prevede invece tutta la rievocazione storica, che riguarda appunto la salita sulle nostre mura di Winston Churchill, accompagnati dai generali Andersen, Alexander e Lees, e seguirà poi la possibilità di assistere sia a un intervento musicale dei Blues Tree e a uno spettacolo di sand art accompagnato da letture poetiche. Parte storica ma anche enogastronomica? Sicuramente chi starà con noi avrà la possibilità di cenare negli stand curati dalla Proloco, che offrirà naturalmente prodotti sia a chilometro zero che possano narrare parte di questa storia, anche della tanto inflazionata tagliatella di Churchill, che altro non è che una tagliatella a ragù tipica del nostro territorio, della nostra tradizione gastronomica.